Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, ritorna l'Easy Basket a Gela. Il progetto nasce per sostenere e rinforzare la valenza educativa del gioco sport mini basket, semplificandone alcuni aspetti e facilitando l'utilizzo delle modalità di gioco. Quest'anno l'iniziativa si terrà nella scuola cantina sociale che fa fede all'Enrico Sorito, scuola che avrà un proprio nome. Ieri c'è stato il consiglio d'istituto che ha deliberato il nome da dare a questa scuola, che è significativa di questa lotta. Si chiamerà Nelson Mandela, un uomo che ha lottato per la vita, per tutta la sua vita, per i diritti di ognuno e soprattutto dei più deboli. E non mi pare che sia un nome meglio azzeccato che si potesse dare a questa scuola. L'obiettivo dell'Easy Basket è quello di inserire adeguatamente nelle programmazioni educative e didattiche dei docenti della scuola gli studenti. I giochi, le gare di palleggio, passaggio e tiro incontreranno sicuramente il consenso di insegnanti e bambini. Bella, bellissima iniziativa in un quartiere nuovo che ha fame di sport, che ha fame di fare tantissime attività. Quindi mi auguro che possa essere la prosecuzione naturale di quello che abbiamo fatto l'anno scorso, che onestamente avuto dei risultati eclatanti in città. E sono contento perché il centro è la scuola, il centro Biancazzurra è la scuola elementare del secondo circolo, sta iniziando un'attività, sta continuando, perché lo scorso anno ha già fatto questa esperienza là sopra all'Enrico Sorito. Quindi sta continuando in questa scuola. Da parte degli studenti è chiaro che si affaccia allo sport, però preferisce il calcio, dunque dovete inculcare allo studente una nuova attività che è quella della pallacanestro. Non è proprio facile, infatti speriamo di riuscirci. Comunque già abbiamo, girando per le classi e iniziando a tastare il terreno, abbiamo visto che molti bambini sono appunto entusiasti di questa nuova area che sta arrivando in questa zona e speriamo proprio di riuscirci.